Il test drive nasce da questo concetto. Vi mette in risalto i fattori, soprattutto dei sistemi dove la persona ha delle priorità che vengono evidenziate. Vedete in questo caso, questo è un esempio, sistema adrenergico, l'equilibrio microbico-intestinale, la sintesi proteica e il metabolismo degli zuccheri. E nei fattori della panoramica per un benessere ottimale dovete sempre iniziare dalle priorità. Se S-Drive vi dice che la sua priorità è 1, è sfide ambientali e come vedete è P, priorità. Al secondo posto ci sono le vitamine, al terzo posto le interferenze a campi magnetici, al quarto posto gli acidi grassi essenziali, al quinto posto i minerali. Secondo chi ha concepito questo strumento, queste sono le cose da dove porre attenzione e da rimediare. Quando si tratta di impatto ambientale, il presidente Lyons ci dice che questo è veramente il problema che dovete risolvere. Perché quello, pensate nei casi di campi elettromagnetici, la sensibilità di questa persona è che lo sta sovraccaricando, no? E soprattutto il campo elettromagnetico, come sapete, inverte le potenzialità della membrana cellulare e quindi limita l'assimilazione di nutrienti. Quindi la cellula impazzisce. Quindi questa persona significa che è molto sensibile ai campi elettromagnetici e in questo caso alle sfide ambientali. E questo poi lo porta a delle carenze. Poi magari Bartolomeo, ci dirai nello specifico l'approccio clinico. Se vi dice di eliminare dei cibi, eliminateli. Questi fanno perdere energia. Non è un'intolleranza, non è un'allergia, ma secondo quello che ci dice il dottor, chi l'ha inventato questo strumento, vanno tolti. Quindi è un po'. Se voi andate da quelli che costruiscono la Ferrari e a chiedere informazioni sulla Ferrari e poi ognuno fa come gli pare per la manutenzione della Ferrari, capite che poi se la Ferrari si rompe, il problema non è di chi vi dice come deve essere tenuta una Ferrari, il problema è di chi poi l'ha in mano, la guida. Quindi bisogna porre molta attenzione a questo aspetto di quello che ci dicono. Come funziona S-Drive? S-Drive vi dice questa informazione. Per esempio, perché questa persona ha sfide ambientali, sostanze chimiche, idrocarburi? Vi faccio alcuni esempi che dovete assolutamente chiedere poi anche ai vostri pazienti, clienti. Dove vive, dove lavora, dove dorme. Ricordatevi che gli ambienti chiusi sono dalle 4 alle 5 volte più inquinati che all'esterno. Ricordiamoci che i disinfettanti si seccano e diventano polvere. Ricordate anche magari a chi fuma sigarette elettroniche, magari dicono: ah, non fumo, no, eh? Però poi svapano. Quindi anche quelle inquinano. Attenzione, i profumi, i detersivi, i disinfettanti. Ci sono tante informazioni sul report di S-Drive nella pagina con il link che vi dice le fonti delle tossine. Però fate molta attenzione a porre delle domande giuste di come fanno se il caffè, che tipi di caffè, quanti caffè. Insomma, attenzione. Dove vanno a fare sport, attività sportiva. Andare a fare attività sportiva nelle ore di punta,
in bicicletta alle 8 del mattino o alle 6 del pomeriggio o nei parchi nelle ore di punta, io lo studiavo 24 anni fa, il picco di, soprattutto alla sera anche, picco di ozono, di sostanze, di accumulo di sostanze chimiche, è veramente molto elevato e poche persone ne tengono conto. Poi Bartolo ce le dirà queste cose. Attenzione alle carenze di vitamine, quando ci sono carenze di vitamine e sono prioritarie, sarebbe meglio darle, come quando si valuta l'acidi grassi essenziali, la lipidomica. Le carenze di minerali sono fondamentali. Quante volte poi magari Bartolomeo ci ha fatto porre attenzione sul ruolo dei minerali, sulle costituzioni, ma anche sul consumo di questi minerali rispetto ai metalli, no Bartolo? Poi ce lo dirai. Quindi questo è fondamentale. Ecco, due casi da valutare assieme. Bartolomeo, allora, vogliamo andare nel pratico questa sera e quindi andiamo subito a vedere questi casi. Prima poi di lasciare spazio anche a eventuali domande. Bartolomeo, sei pronto? Posso condividere? Apri il microfono. Allora, il primo caso è Katia. Eccolo qua. Katia, non ti sento, Bartolo. Mi senti? Sì, alza un po' il volume. Ok, adesso ti sentiamo. Mi senti? Vai. Penso di sì. No? Ora sì, vai. Giusto. Allora, eccolo qua. Il primo caso, Katia? Sì, Katia. Quindi paziente con sindrome fibromialgica. Sì. Quindi, come vedete, il quadro del riepilogo ci dà metabolismo degli acidi grassi, l'equilibrio microbico intestinale, sistema muscolo scheletrico e chiaramente il sistema adrenergico. Quindi se andiamo a vedere poi, se vai più giù Giorgio, che c'è la parte delle di vari, al primo posto vedete viene fuori un quadro di resistenza, quindi ci sta indicando appunto una infezione silente, perché stiamo parlando di una paziente fibromialgica, e quindi il nostro compito, quando viene fuori un'informazione del genere, a me è capitato tantissime volte, di andare a cercare, se possibile, anche con esami di laboratorio, ma anche con test kinesiologici o con test in qualche maniera bioelettronici, andare a capire quel batterio, quel post virus e virus a che cosa si riferisce. Chiaramente, quando siamo nella sindrome fibromialgica, una considerazione importante va fatta sullo spettro dei virus herpetoidi e quindi dei virus della famiglia herpetica, e quindi in questo caso vi consiglio sempre di ricercare, come abbiamo fatto anche nel caso di Katia, di ricercare, andare alla ricerca dei vari anticorpi e soprattutto di quelle che sono le riattivazioni virali. Chiaramente è importante perché qua parliamo chiaramente di una flogosi immunitaria di tipo TH1, perché quando noi abbiamo praticamente l'evidenziazione di batteri, di post virus e virus, si attiva dalla differenziazione che interviene in questo caso a livello delle strutture della barriera intestinale, come veniva segnalato prima, no? E praticamente interviene un'attivazione del GALT,
del sistema immunitario del tessuto linfoide associato alla mucosa intestinale, che diventa una sorta di sistema centralizzato che poi in qualche maniera attiva una risposta infiammatoria a distanza nei sistemi correlati. E in questo caso, diciamo, l'informazione è chiara, muscolo scheletrico. Se vedete nel riepilogo c'è scritto apparato muscolo scheletrico. Quindi andare a valorizzare questo dato è fondamentale, perché nel momento in cui noi, allora, abbiamo a che fare con un GALT attivato, noi dobbiamo andare a spegnere questa attivazione. Come si attiva in questo caso il GALT? Si attiva grazie al tessuto linfoide, e quindi chiaramente la possibilità di andare ad abbassare la scarica TH1, che ricordatevi è collegata a delle importanti citochine infiammatorie, fra cui l'interferon gamma, il TNF, l'interleuchina 2, e quindi sono delle citochine che creano i tipici sintomi che sono propri anche, diciamo, nell'ambito della manifestazione fibromialgica, senza nulla togliere poi ad altre correlazioni che possiamo andare a vedere, per esempio nell'ambito anche degli aminoacidi che vengono segnalati in seconda istanza, perché c'è la glicina, e quindi quando il test vi indica glicina dobbiamo pensare a una problematica nell'ambito della glicazione, ma anche una problematica nell'ambito di tutti i processi anche collegati alla formazione di sostanze glicidiche, per cui chiaramente considerate anche il tessuto connettivo. Il tessuto connettivo, che è ricco di glicosaminoglicani e di vari polisaccaridi, quindi chiaramente un segnale ve lo dà anche in questo caso il test. Così come l'arginina la dovete valutare, essendo un test informazionale, REST DRIVE, come un collegamento soprattutto con l'ossido nitrico. E quindi probabilmente anche nell'ambito della sintomatologia fibromialgica dà un contributo lo stato di acidosi, che viene ad essere confermato anche dalla carenza, in questo caso, dell'alanina, che è importante metabolita per formare, per esempio, la carnosina, a sua volta fondamentale per il recupero, diciamo, post-acidogeno, e viene utilizzato, infatti, la beta-alanina la si utilizza, per esempio, anche negli atleti per poter aiutare come pre-workout. Può essere usato, per esempio, l'ho usato anche nei calciatori, da un sintomo particolare a beta-alanina, se viene usato e non viene accelerato il metabolismo con la prestazione, da prurito, perché stimola molto l'istamina. E quindi anche queste indicazioni possono essere utilizzate moltissimo, così come le indicazioni successive, quelle degli acidi grassi, che nell'ambito del riepilogo vengono messi al primo posto e qui invece nell'ambito degli indicatori sono al terzo, vi dice che la carenza degli acidi grassi, della funzione, e soprattutto un'azione di tipo neurotossico, perché la carenza di acido alfa-linoleico, che è un omega 3, e di DHA, che è un altro omega 3, sono delle carenze che sono molto tipiche dei soggetti che hanno neurotossicità. E peraltro viene confermato questo dato successivamente anche dalle interferenze elettromagnetiche. Sappiamo bene come l'aspetto eterico dei campi elettromagnetici possa interferire in soggetti particolarmente sensibili con le strutture neurosensoriali dell'organismo. E allo stesso tempo l'azione tossica dei metalli è un'azione chiaramente che deve essere tenuta in considerazione in una sindrome fibromialgica, e come vedete quindi avete più correlazioni, perché nel fibromialgico che cosa succede? Tendenzialmente lì vi può aiutare molto la struttura costituzionale. Se siamo di fronte a un sulfur magro, un sulfurico magro, io conosco molti fibromialgici, ne ho curati nell'ambito, li ho seguiti nell'ambito dei miei anni di carriera, e vi dico che la strutturazione più frequente nei fibromialgici sono le strutturazioni sulfuriche e sulfur magre e fosforiche, che sono quelle più reattive, quelle più yang, quelle più simpaticotoniche, dove c'è anche una certa attività connettivale. Quando avete a che fare con i metalli tossici, dovete pensare a tre sedi tipiche di accumulo. Perché?
Perché se il test drive sta segnalando metalli tossici, vi sta dicendo praticamente che l'organismo ha una incapacità di eliminazione. Cioè voi potete lo stesso trovare metalli tossici in un organismo e non essere segnalati dal test. Ma il test in quel caso vi segnala, che ne so, zolfo, selenio, vi segnala manganese, vi segnala zinco, vi sta segnalando dei micronutrienti oppure anche degli antiossidanti che l'organismo utilizza come chelazione dei metalli tossici. Quando invece vi viene l'informazione diretta metalli tossici, voi dovete pensare che c'è una sorta di stoccaggio in una sede specifica e i tessuti dove stocca facilmente il metallo tossico sono tre. Sono il tessuto adiposo, il tessuto connettivo e il tessuto nervoso. Quindi qua siamo di fronte a due di questi tre, perché la paziente, anche il fatto che molti pazienti poi, e questo ce lo insegna molto bene, anche è stata brillante la relazione che Mauro Mariani ha fatto a Montecatini, il body barder, no? E vi dico, è importante capire questo overtraining del sistema, perché noi qui attraverso questo schema, questo semplice schema, abbiamo fondamentalmente una serie di correlati su cui poter intervenire per poter aiutare un fibromialgico a stare meglio. Poi chiaramente, Giorgio, se tu vuoi scorrere anche nelle slide successive, puoi andare a pagina 5 un momento, che vediamo la situazione del sistema immunitario di Katia, che chiaramente ci dà un valore. Questa è la pagina 4, la successiva, gentilmente. Nella successiva, però già da quella prendete spunto. Allora, qui avete praticamente un quadro, vedete il valore più elevato che vi dà nell'ambito dell'azione sul sistema immunitario, vedete? È il numero 20. Il numero 20 riporta soprattutto elettrosensibilità. E beh, ricordatevi che la fibromialgia rientra in parte in quella grande mappa di patologie nosologicamente non identificabili, no? Quelle patologie delle persone diverse, delle persone che vanno nelle varie sedi a cercare aiuto, ma non si riesce mai a trovare un aiuto serio, se non attraverso una modulazione sistemica e un intervento, diciamo, poliedrico, anche di più figure professionali insieme, e vi garantisco che si può fare molto sui fibromialgici. In questo caso, vedete, noi abbiamo un'informazione importante, cioè il test ci dice che il sistema immunitario del paziente è molto turbato dall'elettromagnetismo e soprattutto dai metalli tossici. Quindi abbiamo un'informazione molto importante, cioè se noi andiamo a ridurre il carico di metalli tossici tendenzialmente vengono ad essere, diciamo, attivati dal TH2, dal linfocita TLR2. Quindi siamo di fronte a una sorta di invecchiamento strutturale in presenza di metallismo, di un'informazione anossica. Cioè, quando trovate metalli, i metalli, per esempio in omeopatia, si inquadrano molto bene i metalli tossici nella costituzione fluorica. La costituzione fluorica, ricordatevi, o l'atteggiamento luetico, è un atteggiamento su una base ipossica cronica. Quindi, indirettamente, il test vi sta dicendo fornite ossigeno. Fornite ossigeno cellulare. Fornite ossigeno perché non siamo in una fase di patologia reattiva o esudativa, no? Come ci insegna l'omotossicologia, una fase psorica. Qui siamo in una forma già di deposito impregnazione, dove praticamente abbiamo una sindrome, no? Che può essere inquadrata anche nell'ampio campo delle sindromi da sensibilità chimica multipla, no? Dove praticamente stiamo già in un danno da impregnazione, da danno quasi cellulare, da danno in cui è coinvolta la membrana, ce lo dicono gli acidi grassi che vengono riportati al primo posto, quindi c'è una vicariazione progressiva che sta portando a un danneggiamento cronico del sistema e quindi sta portando a una malattia cronica.
Quindi il test va analizzato anche attraverso questi aspetti, è quello che abbiamo fatto insieme a Giorgio in questo caso, cioè aiutare questa persona anche orientandola, e chiaramente io non è che voglio fare pubblicità al self food, però se noi dobbiamo pensare a un danno ipossico cronico su un terreno di tipo, che ne so, sulfurico, dove l'ossigeno è l'elemento fondamentale, vitale, e quindi se c'è un'inversione neurovegetativa, se c'è un'inversione TH1-TH2, se c'è un'ipossia cronica con uno stato di acidosi, noi nel soggetto fibromialgico possiamo lavorare su vari elementi, non trascurando chiaramente l'importanza della neurotossicità. Quando noi parliamo di neurotossicità e parliamo anche di sistema nervoso centrale, parliamo poi anche di tutto quello che passa attraverso il sistema nervoso centrale. E quindi una sorta di neurite tossica che può anche essa condizionare un'incapacità di risposta dei vari biofeedback che l'organismo mette in atto quando deve andare ad attuare un meccanismo compensatorio nei confronti di una flogosi. Se io ho un atleta della mia squadra, a proposito, Giorgio, non solo il Barcellona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, ma il nostro Monopoli, possiamo dire nostro, visto che anche quest'anno mi ha regalato un sacco di bulbi, è al secondo posto, quindi ci fa onore, perché al primo posto è il Bari, in Lega Pro, noi siamo al secondo posto e stiamo avanti a squadre storiche come il Palermo, il Catania e tante altre squadre che chiaramente spendono molti più soldi di noi. Quindi questo ci fa onore, perché sono comunque già 20 partite e stiamo lavorando bene, abbiamo utilizzato ottimamente le informazioni che abbiamo preso dal bulbo fatto a settembre, dove l'integrazione quest'anno specifica è stata molto utile per gli atleti, perché molti di loro hanno avuto un rendimento superiore alla media degli anni precedenti, e visto che noi siamo un laboratorio nella nostra città, lavoriamo in cooperazione con le altre figure, vi garantisco che per noi è già stato vinto il campionato. E comunque vi dico, andiamo a vedere la pagina numero 7, quella dell'intestino, della barriera intestinale, e anche qui vedete, vi viene fuori la problematica connessa con l'ambiente intestinale e quindi con i metalli tossici. E io vedrei anche la pagina delle resistenze, Giorgio, per valorizzare anche i dati che vengono fuori, oltre che chiaramente la pagina dei metalli e quindi delle problematiche qui, no? Ambientali, perché se scorri... No, scorro. Qui vedi, c'è il discorso dello iodio, del metabolismo anche della tiroide, no? Cioè la tiroide, vale a dire, quando parliamo di acidosi, di iperparatiroidismo compensatorio con ipotiroidismo funzionale, chiaro, siamo in un fibromialgico dove i setting su cui cooperare sono tantissimi, ma non va sottovalutato il GALT, cioè non va sottovalutato il MALT, non va sottovalutato il tessuto infiammatorio che si genera nelle cellule linfoidi, assolutamente in un fibromialgico. Si fa un lavoro sul connettivo, si fa un lavoro sulle membrane cellulari, si fa un lavoro sulla neuropatia, neurite tossica, cioè si può lavorare su più versanti, anche con diverse tecniche energetiche. So che tra di voi ci sono tanti naturopati, qui gli acidi grassi che dimostrano proprio l'attivazione di due grosse fondamenta degli acidi grassi essenziali, due grossi omega 3, l'acido alfa-linoleico e l'acido il DHA, e quindi assolutamente poter utilizzare tutte queste informazioni è un supporto notevole, perché altrimenti diciamo, che cosa potremmo fare per un fibromialgico? Che tipo di indagini? Scusatemi, voglio dire, qui abbiamo una serie di indagini sulle quali chiaramente dobbiamo ragionare, quindi dobbiamo ragionare, perché bisogna ragionare proprio in una modalità sistemica. Quindi l'intervento che si deve fare è un intervento poliedrico. Non si può pensare solo di lavorare su un fibromialgico solamente su un versante, e certamente quello di metalli tossici può essere chiaramente un settore importante su cui intervenire. E poi passiamo anche alla pagina successiva, quello delle resistenze, e qui, come vedete, il quadro è un quadro misto in cui virus e post-virosi prendono il sopravvento come fetta. E quindi il mio invito è andare a cercare
anche nell'ambito dei batteri, una cosa che vi consiglio: andate a dosare il TAS, il titolo anticorpale antistreptolisinico. Allora, che spesso... se mi permetti, ti faccio una sorpresa. Sì. Ti faccio una sorpresa. Guarda, sì. Avete visto la situazione di questa persona? Eh? Sì. Sì. Guardate. Guardate, non c'entra niente questo. Mica chiuso prima, no? Dove l'ho messo? Ah, eccolo qua. Casi da voltare. Guarda cosa è successo. Che cosa, Giorgio? Ah, hai avuto i risultati? Beh. E li posso, riusciamo a leggere? Perché io non li ho visti, io li avevo consigliati, però non li ho visti. No, guarda. C'aveva il citomegalovirus, l'herpes attivato. Ma lì non sapeva di aver avuto niente. No, e poi... Mi ricordo quando facemmo l'anamnesi, tu mi dici... No, non è quella là, è un'altra questa. Ok. Quindi hai seguito anche... Vedete qui anche l'Epstein-Barr attivato e anche l'altro sotto attivato. Quindi con valori abbastanza importanti. Eh sì. Quindi anche il citomegalovirus. Vabbè, diciamo una serie di informazioni. Ricordatevi che per l'attivazione dell'Epstein-Barr dovete, quando trovate due tipi di anticorpi, si dosano tre tipi di anticorpi per l'Epstein-Barr. Mentre per gli altri vi possono bastare le IgG e le IgM, e per qualcuno bastano anche solo le IgG, quando andate a dosare l'Epstein-Barr, a consigliare, andate a fare sia l'antigene Early, EA, si chiama antigene EA, sia l'antigene capsidico, il VCA, sia l'antigene nucleare. Se trovate tutte e tre presenti, quella è una reattivazione forte. Se invece ne trovate due, dovete andare a vedere il valore assoluto. Cioè, se voi trovate, vi faccio un caso ultimo che ho avuto un'imprenditrice del mio settore, noi siamo pieni di masserie di agriturismo nel mio territorio, un territorio turistico, che grazie a due amici di Roma, che sono due naturopati, che sono venuti a trovarmi per fare per ripetere dopo un anno il test del bulbo, chiaramente sono stati ospitati in questo resort e la sera, parlando del più del meno, hanno parlato con la direttrice è venuta in studio da me perché soffriva di stanchezza cronica, 38enne, dall'età di 32 anni, praticamente un po' prima del suo parto successivo, che è avvenuto a 34 anni, quindi non correlato direttamente a esiti anche del post parto. E in questa ragazza, che ora sta benissimo, in questa signora, no? Che sta benissimo, grazie al test S-Drive, abbiamo trovato, era una fosforica, questa ragazza, questa signora, una fosforica piena, no? Abbiamo trovato un'attivazione del virus di Epstein-Barr con, credetemi, con tre semplici prodotti, di cui tre semplici, diciamo, prodotti di drenaggio, semplicissimi, in cui ho drenato milza, sistema nervoso e tessuto linfatico. Poi self-food e poi un prodotto di microimmunoterapia, questa signora ha risolto il problema. Quindi noi abbiamo il dovere, ancora di più oggi, in questo periodo di lungo stress, di andare a valorizzare l'immunodepressione che abbiamo ricevuto tutti quanti per il tipo di attività che abbiamo, diciamo, non svolto, e quindi il blocco che abbiamo avuto, tutto ciò che è successo, e quindi il TH1, ricordatevi, è la TH1, la branca più giovanile, la TH1 è la branca più vivida,
la TH1 è la branca del sistema immunitario che si collega all'attivazione autoimmune organo specifica e quindi delle patologie tipicamente giovanili. Qual è un'attivazione autoimmune organo specifica? Per esempio il diabete magro del bambino, del ragazzo, del giovane, la tiroidite autoimmune di Hashimoto o alcune forme organospecifiche come può essere per esempio anche la sclerosi multipla che non viene sicuramente a un novantenne. Quindi dobbiamo pensare che il TH1 in quest'epoca dove c'è stata anche meno circolazione di ossigeno perché c'è stato anche meno movimento, il TH1 è stato un po' debilitato e quindi ci troveremo ancora sempre di più persone, poi abbiamo anche il contributo dei vaccini, ci troveremo sempre più persone a cui dobbiamo andare a studiare tutta questa attivazione post-virale. Io ve la consiglio perché se una persona non sa di aver avuto l'Epstein-Barr e si trova l'eBNA come anticorpo 700 volte superiore il valore limite, c'è qualcosa che non va. C'è un meccanismo che si chiama epitopico, cioè legato a degli epitopi. Gli epitopi sono di due nature, sono sia conformazionali e sia degli epitopi invece lineari, cioè caratterizzati solamente da una sequenza di aminoacidi. In questo caso questo tipo di epitopo, l'eBNA, trasforma praticamente l'informazione dell'antigene del nucleare del virus Epstein-Barr in un'informazione che è metafocale, cioè trova una similitudine con tante strutture. Ci sono le sette malattie che hanno studiato grandi studiosi americani, canadesi, collegate praticamente all'attivazione del virus di Epstein-Barr, e sono la sclerosi multipla, la tiroidite da Hashimoto, la celiachia, il diabete mellito di tipo 1 chiaramente, la rettocolite ulcerosa, il morbo di Crohn e l'artrite psoriasica. Quindi dovete pensare che anche la sindrome fibromialgica rientra in questo campo, però con una componente non solo TH1 ma anche TH2, che è testimoniata anche dal fatto che c'è uno sbilanciamento del sistema verso anche un'iperproduzione di cortisolo e quindi chiaramente abbiamo proprio un'inversione neurovegetativa anche spesso con uno switch del cortisolo in questi pazienti con tante altre problematiche. Per cui vedete, dal test del bulbo potete prendere una serie di informazioni e poi trasformarle. Mi fa piacere che Giorgio, attraverso appunto il test, abbia fatto fare quel prelievo e sicuramente la signora sarà molto contenta perché riuscire a scoprire queste cose è importante perché si potrebbe effettivamente migliorare la qualità di espressione biologica di quel sistema e portare a migliorare la qualità di vita di questi pazienti che purtroppo, guarda, questa sono condannati. Bartolo, questa, tra l'altro, voglio dirti questo, questa paziente è naturalmente seguita anche dal medico, ha seguito questi consigli, ha iniziato a prendere Cell Food, Bioenergen, le carenze specifiche e ha incominciato veramente in pochissimo tempo. La risposta è veloce. Ha detto: io in 15 giorni sono rinata. E infatti gli ho chiesto proprio se potevo, insomma, divulgare questo test, mi ha dato il suo consenso, quindi insomma è contentissimo, ecco. Sta migliorando sempre di più, ha detto sto pregando perché bene come adesso non lo sono mai stata. Interessante, importante. Sì, perché tu poi mi avevi detto in questi casi, no, Bioenergen 20 gocce 3 volte al giorno, come sì, assolutamente, pulizia. Per lavorare sulla barriera intestinale, eccezionale. Sì. E poi, insomma, tenete presente queste proprie informazioni che vi dà. Se avete bisogno, vedete qui i link, no? Campi elettromagnetici, tossine, andate, cliccate, cercate di stampare anche quelle sulle tossine, magari le consegnate ai vostri pazienti, clienti, è fondamentale proprio dargli tutto il supporto possibile. Ricordate che avete un comitato scientifico a disposizione, medici che possono parlare con i nostri medici,
Quindi insomma avete tutto quello che vi serve. Qui c'è tutte le carenze nutrizionali e i cibi dove li può trovare. Ricordatevi che dai cibi poi deve togliere quelli che vi dite che non può mangiare, e potete costruire, soprattutto per i nutrizionisti, veramente qualcosa di straordinario come supporto dietetico, no, Bartolo, in questi casi. Allora, passiamo all'altro caso, Bartolo. Sì, diciamo che quando, ve lo dico per esperienza, quando riscontrate valori elevati di anticorpi contro l'EBNA, va ridotto assolutamente il glutine. Il glutine ha una, cioè il glutine, alcuni aminoacidi del glutine hanno una similitudine epitopica con l'EBNA, con l'antigene nucleare dell'Epstein-Barr. Ecco perché noi abbiamo anche tantissime gluten sensitivity, perché è una sorta di reattività crociata che si attiva. Quindi il consiglio che vi do, se trovate poi grazie anche all'ausilio del test questo tipo di anticorpo espresso con valori elevatissimi, cosa che vedrete, troverete spesso, e abbassate anche il carico di glutine, avrete risultati sorprendenti, al di là di tutti i consigli poi che vengono fuori dal prospetto nutrizionale che l'S-Drive offre sui vari aspetti. Grazie Bartolo. Allora vi faccio un altro caso importante che gli abbiamo cambiato la vita. Eccolo qui. C'è quello che è successo, è che vi dico subito che questa persona, adesso lo vedrai Bartolo, ha fatto anche il vaccino e quindi aveva fatto un test, stava mettendo tutto a posto, poi ha fatto il vaccino e insomma le cose sono un po' peggiorate, però guarda cosa è successo qua. Guarda la pagina 3. Detossificazione, muscolo scheletrico, sistema ormonale, metabolismo di acidi grassi e i cibi. Guardate i cibi, come dicevi tu, grano, no? Guardate. Bartolo. Sì, l'ho visto. Sì, poi se passi alla parte... Questa signora, i sintomi che aveva era, mi sa, gonfiore addominale, no? Tutta bravo, molto gonfiore e intestino. Questa è la signora imprenditrice, sì, mi sa. Sì. Mi chiamasti da Rimini, mi sa, o con lei. Sì, che gli avevi già risolto il problema. Sì, ha fatto il vaccino. Sì, mi ricordo. Poi purtroppo ha fatto il vaccino e è riattivato tutto, ha scatenato l'inferno. Sì, diciamo che anche in questo caso abbiamo una serie di informazioni. Guardate l'immunitario, guarda. Certo, cioè, l'immunitario è elevato come valore. Beh, vabbè, considera che c'hai 18, ma questa persona è anche ossidata. C'ha 26 di valore come antiossidanti e poi abbiamo 18 fra parassiti. Ha fatto il vaccino poco prima, guarda sì. Qua. Sì, sì, al di là del vaccino, diciamo, i dati da sottolineare, quando voi avete come indicazione nel riepilogo sistema di detossificazione, chiaramente dovete andare a comprendere, allora intanto accompagnato anche da un alterato meccanismo, se vai alla pagina 7 stavi, no? Mi sa all'intestino, no? Sì. Nell'intestino, nella barriera intestinale, se gentilmente vai a pagina 7, Giorgio. Eccolo qua. Ecco qua. Vedete? Funghi e parassiti. Allora, è importante una cosa. Quando voi trovate funghi e parassiti, no? Allora, funghi e parassiti possono coesistere in due sedi differenti della barriera intestinale. In particolar modo, soprattutto nei soggetti che soffrono
di sindrome della valvola iliocecale. Allora, in questi casi io vi consiglio, perché questa è un'informazione dicotomica, ok? La troverete molto associata a un minerale. E se andate a vedere nella pagina di minerali, è il litio. Quando troverete associato il litio a parassiti e funghi, siete di fronte a una deconnessione interemisferica, cioè i due emisferi, destro e sinistro, non si accordano. Questo è molto tipico in soggetti fortemente stressati ed è molto tipico in soggetti che hanno anche in qualche maniera un conflitto continuo con la realtà che vivono, al di là del fatto che poi la somatizzazione è nel cervello di pancia. E nel cervello di pancia il segnale che trovate, quando trovate insieme funghi e parassiti non possono coesistere nello stesso ambiente. Peraltro il tipo di risposta biologica ai funghi e parassiti è completamente opposta, perché contro i funghi il sistema si attiva con una risposta di tipo TH1 e anche CD17. Allo stesso tempo avete anche la risposta TH2 antiparassitaria. Che cosa dovete andare a valorizzare in questo tipo di pazienti? Infatti questa paziente aveva la pancia gonfia. Le problematiche della valvola iliocecale. La valvola iliocecale è spesso disturbante l'equilibrio microbiotico. O in apertura o in chiusura, essa determina meccanismi di putrefazione e di fermentazione abnormi. Quindi l'indicazione che ci dà il test è di andare da un lato ad operare in una ricombinazione dell'equilibrio microbico, dall'altro anche di andare a disintossicare. A disintossicare e quindi come sistema di detossificazione scegliere un organo importante che viene indicato soprattutto da alcune componenti che sono qui indicate fra gli antiossidanti, che sono il selenio, il sulforafano e anche soprattutto la vitamina E. E quindi la disintossicazione deve intervenire soprattutto in questo caso sul fegato, al di là del fatto che qua stiamo in una condizione peraltro di acidosi, e lo potete valorizzare questo perché c'è una problematica di inversione a livello dei micronutrienti, dove viene indicato calcio, boro e selenio, c'è una condizione di iperparatiroidismo che viene anche indicato nel riepilogo quando parla di sistema muscolo-scheletrico e vi sta dicendo che in questo soggetto di costituzione fosforica lo stato di acidosi sta andando a denutrire il sistema muscolo-scheletrico. Da un lato attraverso una tossicità sul metabolismo anabolico dell'osso, dall'altro su un'azione di tipo tossico acidogeno sul muscolo, perché il fegato sapeva l'attività dei muscoli che potete prendere qui, e ci sta molto anche con l'azione tossica del vaccino in questo caso. Epilogo. Al primo posto vi mette detossificazione, quindi vi sta dicendo andate a detossificare che cosa? Andate a vedere gli antiossidanti e vi dà tutti gli antiossidanti che indicano un'azione di difficoltà nella gestione delle due fasi di detossificazione epatica, che si chiamano fase 1 e fase 2, che vengono molto coordinate dalla vitamina E, ma anche molto, diciamo, orientate dal selenio e dallo zolfo, che come sappiamo è un metabolita, è un minerale molto attivo soprattutto sul fegato. In più il fatto che, diciamo, nell'ambito delle resistenze vi venga segnalato questo dualismo, ancora di più vi deve andare a vedere, dovete andare a vedere la parte duale dove sta. Allora, se sta nel cervello di pancia, perché la valvola iliocecale? Che fa la valvola iliocecale? È una valvola che funzionalmente è integrata a due componenti, all'intestino tenue praticamente, e parliamo di intestino tenue ileo, ok? E il cieco. Quindi siamo di fronte, vi correlate con la medicina cinese, a due elementi, elemento fuoco ed elemento metallo.
Cioè, in quella valvola c'è un passaggio fondamentale. È un passaggio fondamentale anche di identificazione di un processo che da un lato, diciamo, cattura le sostanze buone e dall'altro elimina le scorie. Quando noi, da un punto di vista mentale, ci troviamo di fronte a dei conflitti che ci portano a condividere il dovuto e non il voluto, che ci portano a conflittualizzare con le realtà circostanti, che ci portano in qualche maniera a non essere integrati col vero sé, e quindi anche un conflitto più animico, che è molto collegato all'elemento fuoco, che è molto collegato all'energia del cuore, beh, voi attraverso questo tipo di test potete veramente andare a valorizzare l'informazione biofisica dell'S-Drive in una chiave sistemica, in maniera tale che anche l'orientamento di tipo, diciamo, costituzionale può essere utilizzato nell'ambito dell'interpretazione per capire il tipo di sofferenza tissutale, soprattutto l'organocentrismo, qual è la parte che soffre di più. E quindi, come vedete, non è solo il leggere le varie parti ed arrivare a una correlazione solo con la parte, diciamo, integrazionale, ma anche il poter utilizzare tutta questa serie di informazioni. E io ve lo dico per esperienza, perché io tratto valvole iliocecali da più di 20 anni, e le valvole iliocecali ne trovate un casino. Se tra di voi ci sono osteopati, io lavoro, nel mio centro ci sono 3 osteopati, io lavoro con loro per resettare le valvole iliocecali, e vi garantisco che quando andate a lavorare sulla valvola iliocecale avete delle grosse possibilità di curare questi pazienti. Al di là del fatto che il lavoro con l'integrazione, con la nutrizione, con quello che possiamo fare già solamente con il nostro aiuto, può essere veramente di estremo valore per queste persone, che chiaramente poi otterranno benefici e ci ringrazieranno per tutta la vita. Grazie Bartolo. Volevo farvi anche vedere una cosa importante. Vedete, proprio in base a quello che ci diceva Bartolomeo, questa persona tra l'altro è una grossa manager, ha un'azienda che, pensate, fa più di 160 milioni di euro di fatturato, quindi ha un'esperienza, ha una responsabilità enorme, è giovane, ha preso in eredità la gestione di questa azienda dal padre, molto insomma, però pensate anche l'intelligenza del padre di fidarsi dei figli anche giovani, no? Quindi pensate la responsabilità, si vede. Però, come ci diceva anche quindi questo somatizza nell'intestino, no? Nel cuore. Ma poi il ruolo maschile, una donna, ruolo maschile. Che litiga con il ruolo di mamma, perché c'ha 2 figli piccolini, con 3 figli, quindi pensate come deve giostrare la cosa. E come vedete, come ci ha detto anche Massimo Spattini l'ultima volta, attenzione, vedete, guardate ancora una volta chi fa il vaccino, guardate subito sistema cardiovascolare, sistema cardiovascolare e sistema immunitario. Ma ormai abbiamo centinaia di questi test che dopo il vaccino ci evidenziano questa sofferenza. Ma a proposito di quello che ci stavi dicendo tu, a parte questa, vedete, anche glutine, infatti proprio oggi, quando gli ho chiesto se potevo parlare del suo caso, mi ha detto: Giorgio, da quando mi avete tolto il glutine mi è cambiata la vita. Come dicevi tu, no Bartolo? Quindi, ma guarda nel cuore, guarda anche la metilazione di quello che dicevi tu, oltre al sulforafano, che dicevi il fegato prima. Giovane, va aiutato il fegato. Guarda, metionina, ancora una volta un'altra conferma. E qui io gli farei fare anche un'omocisteina. Cosa ne dici, Bartolo? Certo, assolutamente, sì. Infatti, valorizzare l'informazione del rischio. Sì, ma anche la metionina, tutte queste indicazioni, è normale che andate a vedere la funzione. Qua, per esempio, il same potrebbe andare bene anche. Esatto, sì. Perché viene fuori, c'è litio, c'è comunque litio. Quando c'è litio,
pensate, i due emisferi sono destra e sinistra, non è che sono proprio in accordo, quindi valorizzatelo quel dato e fate esperienza, cioè da questo mio suggerimento, quando vedete litio andate a vedere nel vostro paziente che cosa che non è, diciamo, in coerenza, no? E guardate, importante, perché la coerenza, se non viene vissuta bene a livello intestinale, cambia il profilo e la valvola cecale, proprio un punto strategico. Bartolo, la valvola è... Ho visto che c'è Massimo Fioranelli, a livello del cuore la coerenza crea tantissimi, l'incoerenza crea tantissimi problemi, immaginate. Quindi, siccome, voglio dire, questi soggetti sotto forte stress, peraltro con costituzione magra, e quindi non hanno una grande energia del cuore, il sulfurico è uno che ha una grande energia del cuore. Fosforico è più cranico, più mentale, e quindi collegamento è l'asse intestino-cervello, che è bidirezionale, quindi dovete valorizzare più questi aspetti. E poi vedete, l'impatto ambientale è importante, no? Inquinamento elettromagnetico, è tutta una conseguenza. Guardate, ecco, poi le varie carenze, e andiamo a vedere i minerali, ecco qui magari se vuoi dire qualcosa, il boro, il calcio, il litio. E beh, quando trovate boro vuol dire che c'è un iperparatiroidismo funzionale. Se trovate selenio e calcio, il calcio è collegato con l'ingresso dell'ormone tiroideo nella cellula tiroidea, cioè nella cellula. Quindi quando noi troviamo lo squilibrio di calcio in presenza di boro e selenio, ci sta indicando che c'è un'inversione neurovegetativa della tiroide. E quindi quando la tiroide è in equilibrio, avete un simpatico attivato, che è molto tipico del fosforico, e un parasimpatico un po' più debole. Quando trovate questa condizione, qui siete in una condizione di parasimpaticotonia prevalente. E quindi questa condizione in un fosforico porta a un'ipossia e a un'acidificazione cronica. E questo chiaramente dove viene vissuto, in quale tessuto? Viene vissuto nel tessuto cerebrale? Se viene vissuto nel tessuto cerebrale, automaticamente avrete dei sintomi di sofferenza cerebrale, che ne so, stanchezza, stanchezza psichica, sensazione di testa vuota, sensazione di testa pesante, barcollamento, sensazione di squilibrio, possono avere disturbi di memoria, disturbi di reattività, oppure lo trovate nel cervello di pancia. E che cosa trovate nel cervello di pancia? Trovate tutti i segnali che la pancia ci dà con i sintomi che può darci, tra cui un sintomo tipico del fosforico in acidosi è il meteorismo, è un addome meteorico. Quindi, voglio dire, ed è poi difficile da lavorarci, perché bisogna andare a ricostruire un sacco di cose. Bisogna andare a ricostruire il microbiota, bisogna andare a ricostruire la barriera, bisogna andare a ricostruire l'ossigenazione, bisogna andare a ricostruire la funzionalità bilio-pancreatica. È un lavoro abbastanza corposo, nel frattempo che si vive, e quindi nel frattempo che si vive e ci si stressa. Quindi poi il litio, ve ne ho parlato, quindi come vedete i micronutrienti. Poi chiaramente se qua siamo di fronte a un soggetto più fosforico, i minerali sono importantissimi come indicatori, perché il fosforico è un soggetto che risente moltissimo dell'azione mineralica. Se siete di fronte, per esempio, a un carbonico, già il carbonico, i minerali, hanno un'azione meno, diciamo, pregnante. Qui invece siete di fronte a un soggetto più magro, più sottile, e quindi i minerali sono interessanti nella chiave di lettura sistemica che vi ho dato, e che comunque noi, molti di voi fanno la scuola di alta formazione, sapete, noi spieghiamo molto bene anche durante i vari corsi che facciamo nella scuola di alta formazione. Grazie caro Barto, ancora due o tre cose su queste indicazioni. Vedete, beh, qui l'omega 3, naturalmente quando è contornato potete metterlo a posto con l'alimentazione, magari questa persona non mangia abbastanza pesce. Comunque direi che con quell'intestino poi le cose vengono assimilate molto male, giusto Barto? Questa è proprio infiammata, vedete il sistema antiossidante subito da mettere a posto. Ricordatevi che la capacità antiossidante
E se hanno messo questo dato sulla situazione antiossidante, è perché è fondamentale la capacità antiossidante di una persona per contrastare e modulare l'eccesso di radicali liberi che certamente produce in un, pensate, un manager, un atleta, una persona sotto stress, con il danno ambientale. Quindi anche per rimuovere le tossine è fondamentale avere una capacità antiossidante che funziona. Vi ricordo che noi vi abbiamo fornito di questo strumento, come vedete, che è Epigenetica Digitale, il modulo di nutrizionale di formazione, dove ci sono tutti i riferimenti delle vitamine, i minerali, il ruolo delle vitamine e minerali. Basta farne richiesta, se non l'avete, ve lo mandiamo con tutte le informazioni, anche che si è messa a disposizione Ilaria Carbone con questo straordinario manuale del ruolo delle vitamine e dei minerali. Perché, e poi, come dice sempre Bartol, bisogna studiare, vero Bartol? Bisogna studiare. Sì, ma in questo caso è importante l'azione degli antiossidanti, che te la mette come prima, se vedi nel pannello iniziale, no? Sì. Perché siamo di fronte a una costituzione iperossidativa. Cioè, il fosforico, no, è un iperossidativo. Quindi tende ad essere in uno stato di riduzione. Quindi ancora di più dobbiamo intervenire sull'antiossidazione. Cioè, è importante come informazione. Cioè, ci sta segnalando un invecchiamento biologico, però specificatamente ci sta anche dicendo su quale sistema dobbiamo andare a lavorare. E qua, soprattutto, è cervello, fegato. Capito? Cioè, bisogna andare a vedere selenio. Il tiroide ne abbiamo parlato prima, no? Ma qui, se tu pensi antiossidante, il selenio, c'era un grande prodotto della Guna. Quando io ho fatto le scuole Guna negli anni 90, ho visto che c'era la grande dottoressa Tamburlin fra i partecipanti di stasera, la saluto, ma il selenium compositum era un riattivatore delle funzioni cerebrali. Quindi prendiamo queste informazioni, queste microinformazioni, le mettiamo per insieme. Quello che è stato inserito, è stato aggiunto a Cell Food del selenio proprio per la sua azione. Certo. Perché un cervello trofico, no? È chiaro che un cervello disorientato, in disarmonia, è un cervello che va riarmonizzato. E beh, abbiamo tante tecniche. E nella scuola parliamo di biofisica. Ci abbiamo i campi quantici, ci abbiamo la cromoterapia, ci abbiamo le tecniche biofisiche. Possiamo andare a lavorare con tante possibilità sul reset di questi sistemi, soprattutto in soggetti fortemente stressati, perché sennò la soluzione non è solo la nutrizione o solo l'integrazione. La soluzione è centralità del paziente e comprendere poi anche attraverso questo strumento quali sono le meioplagie e sulle quali lavorarci con quelli che sono degli strumenti importanti che abbiamo a disposizione. Guardate qui. Questa è la barriera. Sensibilità al glutine, al grano, parassitosi, funghi e muffe, quindi in questo caso bisogna intervenire in maniera veloce. Sì, quando trovate muffe, spore e funghi, il glutine va allontanato. Ci sono delle pubblicazioni fatte sull'Lancet nel 97-98 che dimostrano che il glutine è epitopo con la parete cellulare di Candida attivata. Cioè, quando la candida si attiva a livello patogeno, quindi la candida, diciamo, saprofita, non crea problemi. Ma quando voi avete questo tipo di segnale, qui sicuramente c'è da lavorare su una candidosi. Ok? Allora, la candida riconosce una sequenza di 8 aminoacidi nella parete cellulare della candida attivata patogenicamente, che è in qualche maniera conformazionale all'azione del glutine, per cui chiaramente automaticamente in un sistema disordinato
in cui c'è uno sbilanciamento delle due branche TH1 TH2, perché qua abbiamo sia TH1 attivati che sia TH2, quindi questa è in fatica cronica. Cioè questa signora ha una fatica cronica a livello del cervello di pancia. Prima o poi quel cervello si sfianca. Quando si sfianca quel cervello, andrete incontro alle problematiche croniche. Cioè si va a esaurire un pattern di tipo energetico che porta a una vicariazione progressiva della malattia, fino alla malattia cronica. Quindi questa è medicina preventiva. Scusatemi, Questa è la medicina preventiva che dovremmo insegnare all'università, non le chiacchiere. Sto un po' polemico oggi, scusatemi. Ah no, è questo che dobbiamo dire. È questo che dobbiamo fare, è questo a cosa serve S-Drive. Tra l'altro, voglio dirti, sono felice che stanno arrivando tantissime iscrizioni al sito, hanno acquistato molti il sito. Veramente, sono veramente grato di questa adesione, grazie di cuore. Ecco, una cosa, quando poi arrivate agli additivi alimentari e c'è una priorità, porto sempre l'esperienza, vedete, questa persona talco magari può prendere dei farmaci, caramello, può bere Coca-Cola, fateci molta attenzione, abbiamo cambiato la vita degli atleti. Guardate, calcio benzoato, acido benzoico. E stateci molto attenti, queste persone magari prendono dei farmaci per dormire, oppure mangiano dei prosciutti semi, come sapete, conservati, carne conservata. Scatoline di cibo preconfezionato, e noi abbiamo cambiato la vita a molti atleti solamente andando a lavorare sugli additivi alimentari, magari contenuti in quel prosciutto cotto che pensavano fosse il cibo ottimale, migliore per la loro salute, magari prescritto, consigliato da un nutrizionista di questi prezzolati, come si dice, Bartolo, prosciutto cotto. E poi andate avanti e qui poi sono i medici del CONI, questi ragazzi, medici del CONI, a cui non si può dire nulla, consigliano prosciutto cotto, salami, un po' di bresaola, tanto non c'è sale, non c'è conservanti, no? Non c'è nitriti. Quindi pensate cosa possiamo fare con questo S-Drive. Poi questa pagina è sempre più fondamentale proprio per capire quali sono le fonti che stanno interferendo con la salute della persona. Studiate, leggete questo report in tutti i suoi aspetti, in tutto quello che scrivono, perché questo report è stato messo a punto e scritto dall'esperienza clinica di anni e anni. Pensate che sono oltre ormai 20 anni che da quando è stato quando è iniziata la prima sperimentazione con S-Drive, quindi pensate quanta esperienza, quanto lavoro, quanta clinica, quanta passione c'è dietro questo strumento e questo report. Fatene tesoro, usatele, leggete, documentate. Barto, vuoi aggiungere qualcos'altro? No, vabbè, diciamo, poi in due casi, poi ci sono chiarimenti, tramite voi, l'email, voglio dire, io sono a disposizione, no? Ho già ricevuto qualche richiesta, però io penso che questi due casi clinici, che peraltro tu Giorgio mi hai girato stasera, quindi lo sai, non avevamo preparato niente, no. Sono la testimonianza che questo strumento, attraverso proprio una valorizzazione dell'olos, no? dell'olismo, di tutte quelle che possono essere le conoscenze,
inserite in un sistema analogico di lettura, no? Visto che stasera abbiamo presentato anche il sito, no? Può essere un test chiave, no? Che può diventare il supporto per il futuro, per poter avere un comune linguaggio, per poter mettere in atto veramente la medicina preventiva, preventiva e portare avanti la vera rivoluzione. Perché la vera rivoluzione la otterremo quando ci uniremo e attraverso appunto l'acquisizione di un linguaggio comune potremo confrontarci con casistiche, e confrontarci con casistiche significherà portare dati, portare esempi e andare anche a confrontarci con quelle che sono proprio le debolezze dell'altro sistema, del sistema che si opporrà sempre a questa visione, perché per ottenere questa visione, come dico sempre io, bisogna studiare. E, diciamo, io appartengo a una categoria, quella medica, che pensa che una volta che è arrivato lì con la laurea e con la specializzazione, molti miei colleghi pensano solamente a utilizzare il paziente come bancomat. Io sono di una corrente opposta e quindi, per chi mi conosce, lo sa bene. Per cui dico, Giorgio, io penso che stasera i contenuti di questa serata e soprattutto la presentazione del sito siano delle fondamenta basilari per poter portare avanti il progetto che tu hai in qualche maniera messo a nostra disposizione con tanto fervore, con tanta passione e con tanta umanità. Per cui io personalmente ti ringrazio perché questo strumento mi ha cambiato molto la mia visione professionale. Ma grazie a te, Bartolo, ma grazie ci fossero medici con questa tua visione, questo cuore, questa passione, questa competenza, professionalità. Dico che noi dobbiamo proteggere quello che stiamo facendo e ognuno di noi deve fare di tutto per proteggere, contribuire, portare casi clinici, perché noi possiamo pubblicare, possiamo portare testimonianze, raccogliete le testimonianze dei vostri clienti, pazienti, mettetele sul sito, facciamo parlare chi utilizza S-Drive. Tenete a mente sempre quello che noi possiamo fare per le persone, possiamo veramente dare un contributo enorme. E voglio concludere con alcune slides importantissime perché che sono una guida, vedete, queste cose le sappiamo tutti, le ripetiamo, poi tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, lo diciamo sempre perché moltissimi pensano di cambiare il mondo e poi purtroppo non fanno nulla per cambiarlo. Invece è sempre una goccia nel mare che fa la differenza. Quando noi incominciamo a parlare di una rivoluzione epigenetica da un punto di vista biofisico, quando incominciamo a capire che tutto questo può influenzare la salute della persona, quando noi possiamo partire dalla conoscenza che i reali rischi congeniti, la carenza di ossigeno, la disfunzione mitocondriale, le varie problematiche delle nostre cellule e non incominciamo a ragionare sul fatto che questo strumento legge a livello intracellulare, legge se vengono assimilate quelle sostanze, se le sostanze perché non vengono assimilate, perché non vengono assunte, quali sono le interferenze e i disturbi a livello psico-neuro-endocrino-emozionale. Questo è veramente qualcosa di straordinario, come ci ha appena detto Bartolomeo, sulla grande capacità che ha questo sistema di farci ragionare, di farci poi approfondire e studiare, perché si apre un mondo. E questo mondo si apre proprio attraverso questo test. Questo test è semplice: inserire i dati, prelevare 4 capelli, porli al centro della bombina di S-Drive e poi fare la scansione. Capite che è semplice. 3-4 minuti facciamo un test, 12 minuti arriva il report. Ricordatevi di tenere sempre a distanza di filo
non tenete mai il S-Drive vicino al computer, mettetelo a distanza di filo, intorno al S-Drive non ci vuole nulla, né cellulari né metalli, fate togliere tutti i metalli alle persone, mi raccomando, è fondamentale. Mi state sentendo? No. Bartolo, mi senti? Bartolo? Mi sente più nessuno? Sento male, Giorgio. Mi sentite ora? Ora sì. Ok. C'è stato un problema, mannaggia. Vabbè, questa linea a una certa ora. Ora mi senti, Bartolo? Ora bene. Ah, ok. Allora vi chiedo scusa. Allora quello che io dico è che questo test è molto semplice. Dobbiamo solamente fare in maniera di posizionare questi capelli al centro della bobina. Fate togliere tutti i metalli alle persone. Non tenete S-Drive vicino al computer. Allontanate la distanza di filo. Non fate in maniera che intorno a S-Drive non ci siano metalli, non ci siano interferenze. È fondamentale fare il test con metodo. E poi leggetevi bene questo documento che vi manderò, metteremo sul sito in area riservata, l'epigenoma, la rilevanza, l'accuratezza, cioè leggere bene, essere preparati, essere veramente esperti di quando si utilizza uno strumento così importante. Capire cosa significa quando S-Drive ci dà dei consigli o è una priorità. E quindi dobbiamo assolutamente entrare nell'ottica di S-Drive. Cosa serve S-Drive? Perché è stato concepito S-Drive? Vedete, qui c'è scritto passo passo perché bisogna utilizzare un metodo e avere un metodo. Vedete come si crea un report, lo sapete tutti. Il report che possiamo avere li conoscete. Come si interpreta il report? Lo abbiamo appena detto, però seguite quello che è scritto qui, perché chi l'ha scritto, quelli che hanno scritto questo documento, sono quelli che hanno inventato S-Drive. Lo conosceranno lo strumento? Hanno creato loro gli algoritmi. Quindi prima di formulare le proprie raccomandazioni basate sull'esperienza, è possibile rivedere i fattori di stress nutrizionali. L'intestino, guardate quello che ci dice sempre Bartolo, sarà il destinatario di tutti i nutrienti, quindi partiamo sempre anche dall'intestino. Chiedo al cliente di evitare questi alimenti per le prossime 48 ore, dicendogli che telefonerete nel giro di 48 ore per sapere come sta. È fondamentale seguire una persona. Ci sono, di alcuni che fanno il test e va bene così. No, bisogna assolutamente seguire il paziente. Chi fa 150 test al mese, e vi assicuro che ce ne sono parecchi, che fanno 150 test al mese, chiamano i pazienti il giorno dopo per dire se è contento, dopo 3 giorni, se sta seguendo i consigli, dopo una settimana, dopo 15 giorni. Poi li chiamano e li fanno ritornare dopo 30 giorni per capire come possono magari addrizzare le varie terapie o il supporto nutrizionale. È fondamentale fare questo. Quindi guardate i vari suggerimenti che noi diamo. L'equilibrio acido alcalino, che già lo spiegava poco fa Bartolo, quanto è importante basificare le persone. Vedete, abbiamo bisogno proprio di capire
il ruolo di S-Drive per la sintesi proteica, metabolismo di zuccheri, metabolismo di carboidrati, metabolismo di acidi grassi, l'equilibrio microbico dell'intestino, la disidratazione, ci fa ragionare, ci fa veramente, è una grande sfida utilizzare S-Drive. Quindi la pagina 3 ha un suo perché. Perché è stata costruita la pagina 3 e messa a disposizione come proprio in evidenza? Proprio per avere chiaro, in un attimo, avete visto, in un attimo Bartolomeo ci ha dato il quadro della situazione vedendo la pagina 3, giusto Barto? Quindi è assolutamente fondamentale avere gli aspetti chiave e capire subito il quadro della persona, facendo un'anamnesi giusta, naturalmente. E poi la sensibilità alimentare. Togliete i cibi che S-Drive vi dice di togliere. Accelerate i risultati in maniera molto veloce. E poi intervenire, come abbiamo già visto, sui vari sistemi, apparati e sui vari fattori. Questo documento lo inseriamo nel sito, Roberto, al più presto. Vedete, anche qui vi dice come intervenire in maniera sulla priorità, se c'è il consiglio, se è da considerare oppure nessuna azione, quali sono le varie differenze. C'è la possibilità di capire come intervenire sul sistema gastrointestinale e perché ci segnala questi e ci evidenzia questi fattori con il verde. Come avete visto, il dottor Bartolomeo Allegrini ci ha fatto vedere quanto sia importante guardare il numero, anche, no? Guardate in questo caso 22, vedete, cardiovascolare, produzione di energia e poi l'idratazione. 22, 14 è l'impatto ambientale, 9 sistema antiossidante. Quindi dovremmo iniziare a ragionare per priorità, cercando di ragionare sulle cause che hanno portato a quella situazione. Ragioniamo sempre sulle cause, partendo da una disfunzione mitocondriale. Parte tutto di lì, come ci insegna il grande professor Sergio Stagnaro, dal DNA mitocondriale e dalla costituzione. E anche qui avete tutto un aspetto di come gestire la carenza di vitamine, di minerali, acidi grassi essenziali, del sistema antiossidante, degli aminoacidi, come intervenire sull'impatto ambientale, sulla rilevanza e la resistenza, sui batteri, le muffe, i virus. Vedete, per esempio, le muffe, corpi estranei che possono formarsi nel corpo causando la diffusione dei funghi, possono prevenire le pentole usurate, pareti, guardaroba inumiditi, animali, eccetera eccetera. E qui avete tutto a vostra disposizione. Io penso, Bartolo, che un servizio, una formazione, un supporto così straordinario come abbiamo con S-Drive, penso che sia veramente molto raro nel mondo medico-scientifico e in un approccio di medicina integrata. Non so cosa tu ne pensi, ma poche aziende riescono a dare un supporto e delle informazioni così utili all'approccio clinico. Assolutamente d'accordo. E quindi qui è spiegato veramente tutto in dettaglio. Come intervenire, cosa fare, sugli additivi, su tutte, ogni pagina qui vi spiega esattamente cosa fare, come intervenire. E poi voi naturalmente metterete la vostra professionalità, esperienza clinica, che è sempre quella che poi fa la differenza e la possibilità veramente di aiutare le persone a vivere meglio. Indicatori di resistenza, piano nutrizionale, tutte queste cose le avrete
al più presto ve le manderemo. Cosa dire, Bartol? Se ci sono domande, vedo che insomma siamo ancora tanti, nonostante l'ora. Hai chiuso l'anno col botto, dai, col sito. No, mi dispiace che l'ultimo pezzo non c'è stata un'ottima relazione. Spero che sia comunque tranquilli che è stata registrata, quindi ve la mando. Purtroppo non so cosa sia successo, ma qui siamo in montagna, non siamo in città. Scusateci. Voglio chiudere sempre con questa frase. Ci saranno sempre dei sassi sul tuo cammino, dipende da te se farne dei muri o dei ponti. Ricordatevi che non è la statura che fa grande una persona, neanche il conto in banca, ma è quello che ha nel cuore. Comitato scientifico, con gratitudine al grande Giuseppe Genovesi, che non è più con noi, come sapete, e al grande Sergio Stagnaro, a destra, che ha compiuto 90 anni proprio a dicembre. 90 anni e ancora si alza alle 5 del mattino per studiare. Per studiare e scrivere articoli. Il grande professor Spaggiari. Ragazzi, Spaggiari è un grandissimo, medico e fisico. È a vostra disposizione. E poi l'amore per la vita, perché è l'unico regalo che non riceveremo mai due volte. E in questo fine anno ribadisco l'urgenza di riappropriarci di valori e principi universali, a cominciare dalla gratitudine, dal sorriso, dal donare il nostro tempo, dalla passione che ci accomuna, dal rispetto, dall'esempio, dalla riconoscenza, dall'etica, dalla condivisione, dei messaggi di pace e di speranza. Dovremmo veramente unire le forze, perché la vita è urgente. Dobbiamo migliorare questo mondo, farlo insieme, e, come dire, una trasformazione. Siamo qua per fare esperienza e imparare la lezione. Non sono certi quelli che non sbagliano mai che possono insegnare agli altri cosa fare. Siamo anche qui per sbagliare, imparare, confrontarci, ma sicuramente siamo qui per evitare di complicarci la vita, che ce la stanno già complicando abbastanza. E voglio concludere col fatto che solo l'amore guarisce la vita, e la vita senza amore non ha senso. Grazie di cuore a tutti. Se ci sono domande, vi apro i microfoni e potete salutare, fare brindare per questo buon anno importante. Potete tutti aprire i microfoni se volete salutare, volete dire la vostra, volete insomma esprimere un vostro pensiero. Grazie veramente di cuore a Bartolo per il suo supporto. Grazie Bartolomeo, grazie veramente di cuore. Se vuoi, se volete salutare o dire la vostra, siete benvenuti, potete aprire i microfoni perché vi ho dato la possibilità di aprire. Giorgio, eccomi. Ciao Fabrizio. Ciao Fabri, grande grande Fabrizio Materozzi. Poi ci sentiamo con calma, però dicevo, avrei bisogno, anzi avrei piacere di confrontarmi con te, poi sì, magari con calma, su un report di una bambina di 4 anni che insomma è veramente particolare. Bene, magari la proponiamo anche a Bartolomeo Allegrini, che ci può dare il suo supporto clinico e scientifico e medico. Volentieri, molto volentieri. Tra l'altro è la signora quella che mi ha trovato tramite la pubblicità vostra, sai? Sì, bene. Insomma, qualcuno altro vuole intervenire?
Volevo salutare tutti e grazie come sempre, grande, grande lezione. Siete tantissimi, mi avete riempito il cuore vedervi così tanti, registratevi, andate sul sito, create il vostro sito S-Drive, più siamo, come diceva un mio caro amico, vinciamo noi. Un abbraccio a tutti. Anch'io volevo salutare. Ciao Giorgio, ciao a tutti. Ciao. Grazie, auguroni, buon anno. Passate anche a voi, buon anno, buon lavoro. Roberto, ringraziamo tutti. Roby. Ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao, buon anno a tutti. Grazie Roberto. Giorgio. A tutti, grazie. Antonio, auguri, buon anno. Ciao. Buon anno, grazie a tutti quanti. Bellissimo. Buon anno a tutti. Arrivederci, buon anno. Ciao, ciao, auguri a tutti. Buonanotte. 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 Grazie. Ciao, auguri, buon anno. Ciao. Ciao Bartolo. Ciao, buon anno. Ciao, ciao auguri, buon anno. Ciao. Tiri a me, un po' si chiude tutto.